Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati anche quest'oggi. Ci sono anche oggi, come vedete, un po' di nuvolette in giro sul cielo, ma c'è anche qualche spiraglio qua e là, quindi la giornata più brutta di ieri credo sia alle spalle, ma ci voleva un po' di acqua, ci voleva il maltempo, ci voleva la pioggia, perché come vedete qua il lago è ancora particolarmente basso. Il saluto, il buongiorno da oggi vi arriva dal parco pubblico qui di Moltrasio. Ci siamo fermati sulla strada, non siamo ancora in Val d'Intelvi, lo dico subito, perché per ragioni organizzative, insomma, partiamo domani in Val d'Intelvi. Cristina, Loretta, buongiorno. Claudia, buongiorno. Ines, Giuliano, Cristina, sì, ok. Sergio, buongiorno a voi. Ragazzi, cari saluti, buon venerdì, buon weekend. Siamo a un passo da questo fine settimana. Buongiorno anche a te, cara Cinzia. Un saluto anche a Giuliana. Ha fatto danni, Daniele? No, non mi risulta, Daniele. No, assolutamente. Buongiorno, Sandra. Settimana prossima torneremo anche con la filastrocca, siamo un po' in ritardo su tutto. Gianpaolo Marinella, buongiorno. Ennio, Dora, no, non ha fatto danni il maltempo, ieri poi alla fine ha piovuto, meno intenso del previsto. Sergio e Paola, buongiorno. Paola che è nostra nuova nonna, giusto? Tania, buongiorno. Enrico, Gian, buongiorno. Ma siamo una grande famiglia noi. Calogero dalla Sicilia, caldissima. Calogero, un po' ti invidio. Loredana, buongiorno. Un saluto anche dal Friuli. Maria Maddalena, Rossella da Messina, appunto, visto che si parla di Sicilia. Clara, buongiorno, leggo qua, certo che leggo. Eugenio, buongiorno. Sydney, e questo ci fa sempre piacere. Ciao Eugenio, Albate con la nostra Silvana, Anna Rosa, Luigi, Lori, Luigi poi, sì, Luigi Lori, aspetta, sfuggito. Marilena, Milena da Brescia, dove piove. Milena, buongiorno, ciao Cosimo, Valeria, ah, piove lì. Da Seregno invece la nostra Valeriana, buongiorno. Katia, Cinzia, Nicola e poi Loretta, da domani ancora bello e settimana prossima caldo, e allora andremo in Val d'Intelvi. Anna, buongiorno, poi Nicola, poi Milco, comandante, buongiorno. Silvana e Carmen e Sergio, buongiorno. In Friuli ha piovuto molto, ora sta arrivando il sole. Buongiorno anche a Lucia, buongiorno a Daniela, a Nicola, ad Anna, a Valeriana, sì, l'abbiamo già salutata, a Paola, Marco, sei proprio uno di famiglia, per tutti gli amici ti ringrazio. Sì, buongiorno allora alla nonna Paola, anche lei è diventata nonna, come ci ha detto l'altro giorno. Buongiorno a Sandra, a è ritornato il wifi, Loretta, Melissa, Mary, e ieri non ha potuto partecipare, allora al cruciverba. Buongiorno, buongiorno a Claudia e a Clara. Giornata, cos'è che è? La giornata della fotografia? Va bene. Carmine, buongiorno, un caro saluto a te, a Silvana, Val d'Intelvi quando? Allora, da domani mattina, ma non presto, domani in tarda mattinata saremo in Val d'Intelvi, faremo vedere le bellezze, personaggi, tante storie della Val d'Intelvi, poi lunedì, martedì, mercoledì e probabilmente giovedì saremo ancora lì per farvi vedere i posti più belli della Val d'Intelvi. Grazie alla nostra Marta di Mondo Turistico. Ciao Elisa, buongiorno. Elisa, un saluto a te. Buona giornata a Flavio, anche a te buona giornata. A Sabrina, Torre del Lago Puccini, bellissimo Sabrina, abbracci e saluti, buone vacanze. Giovanni, Loretta, oggi non mi ha portato sfiga, non so che cosa. Poi un caro saluto anche a Silvana dalla Val d'Intelvi. Allora Carmine, buongiorno, quindi dalla Val d'Intelvi domani in tarda mattinata, però seguiteci e saremo lì. Antonio, un bacino a tutti, anche a te e anche alla nostra Ciura Ornella, ieri protagonista del Super Cruciverba. E poi Anna Rosa, buongiorno, sei sempre invitato per un caffè, ti ringrazio, vi ringrazio, dovessi andare da tutte le... grazie. Oliver, buongiorno. Milena, a te un saluto, un basito ad Antonia, un saluto a Tiziano, a Luca, da Luca e Agata, un saluto dalla Liguria. Bene Luca, grazie, se ci scrivi anche dove, vabbè, comunque un saluto a te, a chi è in vacanza, a Roberto da Carugo invece ci ha scritto anche, vediamo un po', Emanuela da Carugo, buon venerdì, poi Gianmario, per la Val d'Intelvi sei un grande, bene, Cristina, ciao, Luigia, buongiorno, Gianmario, Veronica da Roma, buongiorno, e allora un saluto alla capitale, sempre meravigliosa.
In qualsiasi stagione, Maria Grazia, buongiorno, Daniele anche a te, cari saluti, Emanuela da Carugo, Roberto abbiamo già salutato, Antonia e Marina, Loredana, buongiorno, direi che ci siamo praticamente tutti, la nostra grande famiglia, qui dallo specchio d'acqua davanti a Moltrasio, quello è il Lido, l'ex Lido che è ancora chiuso, è un peccato perché l'ho visto qualche anno fa, è davvero molto bello, tante nuvole comunque oggi che ci fanno da contorno, come potete vedere sopra di noi. Sullo sfondo Como, davanti Torno e Blevio, insomma siamo in mezzo. Buongiorno Mario, la sua solita poesia che ci porge con come un velluto le acque dell'Ario, mentre il cielo stupendo porge un grande spettacolo. Ciao Mario, buongiorno a te, un saluto a Rita, a Dolores, buon venerdì e un grande grande abbraccio anche a te. Poi Anna Paola, buongiorno, nonna Agnese l'abbiamo già salutata, l'altra nonna Paola l'abbiamo già salutata, ormai ci siamo tutti, sono le campane che ci segnano le 7:30, si sente il rumore delle barche, effettivamente si sente proprio, siamo davanti, Loretta, al Circolo della Vela di Moltrasio, ecco dove siamo oggi. Va bene, e allora Val d'Intervi settimana prossima, anzi da domani più che altro. Dolores, ciao, buongiorno Rita, e ciao Mario, Orazio da Canossa, caro, grazie, Loredana, Marina, Liliana? Perché perdo i colpi, Liliana da Cogliate, ah ecco, perfetto, Monza Brianza, credo, Cristina, Luigia, Roberto, Daniele, si ritorna a casa dopo le vacanze, ciao Luca, dalla Liguria, Savona, ecco, ah ok, Luca e Agata in vacanza, e allora da Moltrasio noi vi salutiamo, un caro saluto, buone vacanze ragazzi, mi raccomando, e poi Dolores, Luca, sì, abbiamo già salutato direi tutti. Ma bisnonne ce ne sono? Buongiorno anche a Roby, il focacciaro carissimo, buongiorno a Paola da Ferrara. Bisnonne, non lo so se ce ne sono, Paola, di bisnonne, chiediamolo, c'è qualche bisnonna tra di noi, la nostra grande famiglia, non lo so, non è facilissimo, ma può esserci, Buongiorno anche a Giorgio da Erba, buongiorno caro Giorgio, grazie, davvero ci fa sempre piacere, poi saluto Ornella, buongiorno Marisa, anche a te buongiorno, Marilena, sì, buongiorno a Roby, al focacciaro, sì, l'abbiamo già salutato, Marilena l'abbiamo già salutata, buongiorno anche alla nostra Silvia, che ci segue sempre e non manca mai, cara Silvia, buongiorno, ci sono anche i gabbiani, sentite, c'è proprio il rumore dei gabbiani, Canossa tanta acqua, anche qui ne ha fatta un po' di acqua, ma ci voleva davvero, ci voleva tanta tanta bella acqua che è venuta giù, non ha fatto danni e questo è molto importante. Va bene, da Moltrasio è tutto amici, buongiorno, buon weekend, sorge il sole tra le nuvole di questa mattina, ciao Mario da Alghero, ah wow, buongiorno Sardegna, e poi un saluto a Christine dal Belgio, buongiorno, Yolanda da Capiago, beh, noi siamo così, facciamo dal Belgio a Capiago, va bene, allora Ornella c'è, però la zia Bis, bene, ciao ancora Sandra, buon weekend Sandra, settimana prossima facciamo la filastrocca, ciao Yolanda da Capiago, appunto un saluto a te, a Orazio, a Silvia, e poi buongiorno anche alla nostra amica, credo ancora dal Belgio, che si chiama Evelyn, buongiorno Evelyn, Maria Croce, Sandra Italo, buongiorno, finalmente piove, ciao, stasera ritorno all'Omazzo e allora buon rientro, ciao anche a Marco, buongiorno, qui le nuvole però si stanno diradando ragazzi, sta migliorando il cielo, Milena buongiorno, ciao a Pietro, a Nocera, risveglio con la pioggia, buongiorno anche a Laura, Tiziano, quanto è il Cruzun, è il Gasol, il Capel, mola la danza, Ciapascià e il Restrel. Il Cruzun che cos'è che l'è Tiziano? Però credo di aver letto giusto, cioè quando ci sono le nuvole bisogna prendere il restello, va bene. Mirella buongiorno, buon caffè anche a te, buon caffè a tutti, buon risveglio, buona mattinata, grazie perché siamo al 19 di agosto, siete veramente tantissimi. Allora domani in tarda mattinata, però parlo dopo le 11, iniziamo il tour in Val d'Intelvi, lo proseguiamo lunedì, martedì, mercoledì e settimana prossima saremo in Val d'Intelvi. Buon weekend ad Angela, piove anche in Germania, buongiorno a Stefano dal mare della Liguria e allora un abbraccio invece dal lago di Como, eccolo qua, perfetto, Stefano e Angela, buongiorno, Mirella, ciao Tiziano, buongiorno, saluto anche a Savina e grazie a tutti davvero. Da Moltrasio con questa giornata un po' così, un po' uggiosa, Angela anche a te, grazie alla nostra meravigliosa
numerosa famiglia, ormai siamo diventati tanti, tanti, ci vogliamo tutti bene, e abbiamo nonne, non bis, ma nonne ce ne abbiamo, abbiamo tanti amici. Ciao, grazie, a domani. Allora, domani Val d'Intelvi, da domani iniziamo a farvela vedere, a Crocione Val d'Intelvi, ah ok, UKP. Dalla Sicilia ci saluta Rosa, un caloroso buongiorno, e lì caloroso c'è sicuramente. Poi a Tiziano un saluto, sei fantastico, sì, grazie. Melissa, buongiorno, ciao a te, a Rosa, ad Enrico, a Graziella. Ionita, Romania, buongiorno anche, vedi, siamo andati dal Belgio alla Romania e poi siamo arrivati qua in provincia di Como. Ciao Savina, Maria, buongiorno, Loretta l'abbiamo già salutata, Stefano, sì, mare della Liguria, bene, buone vacanze a chi è al mare. Ciao Leonardo, buongiorno anche a te, grazie, e a chi rimane a casa, buona permanenza con il nostro sempre meraviglioso lago, perché al mattino, guardate, c'ha dei colori veramente stupendi, con il riflesso del sole, anche con le nuvole, insomma, è sempre bello. Grazie amici, buon venerdì e a più tardi.